Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio della carriera allenatore con il Wrexham. Oggi sulla falsariga dell'episodio precedente, cioè con le simulazioni veloci, andremo a fare più o meno la stessa cosa perché voglio giocarmi la Emirates FA Cup, questa semifinale contro l'Everton, e magari se ce la mandano buona riusciremo anche a giocarci la finale di Emirates FA Cup per provare a lottare per un posto in Europa League. Quindi andiamo subito col Derby County, che è 21esimo in classifica, andiamo a simularla e speriamo che ci vada bene, quindi incrociamo le dita. Vediamo. 4-0, tondo, Gyökeres, Maitland-Niles, Gyökeres e Maitland-Niles di nuovo. Doppietta per tutti e due, benissimo, va bene così. E siamo già alla prima vittoria di oggi. Poi, dopo il Derby County, dovremmo avere come prossimo avversario il Blackburn Rovers, che dovrebbe essere a metà classifica, se non vado errato. Ok, intanto ci è arrivato il prestito di Rogerson. Prestito per un anno, mi va benissimo, con diritto di riscatto. Accettiamo, purtroppo ce lo siamo portato in prima squadra, ma pensavo potesse essere un giovane migliore e in realtà si è rivelato un bidone. Quindi andiamo al Blackburn Rovers, resoconto giovani talenti disponibile. Vediamo, ok, sì, adesso ti metto. Non ti preoccupare, Nathaniel, adesso giochi anche tu. Allora, chi ci hai portato? Solo due giocatori, 230.000 da rivedere. E questo invece 575.000, io me lo porterei e lo andiamo... Ah, è finita. E allora aspetta, fammi vedere. 220, questo forse no. 220, questo forse no. Oddio, forse questi due sì, ingaggia e Freddy Short. Abbiamo la primavera al completo. Fammi vedere chi è che possiamo mandar via. Intanto lui ha cambiato ruolo, Pickering, è rimasto un 59, quindi nulla di che. Allora, quasi Pickering, ti saluto proprio a te. Ciao Pickering. C'è di giovane, sì. Benvenuto Freddy Short, benvenuto. Poi l'andiamo a vedere dopo e ricordiamoci di mandare l'osservatore. Allora, Blackburn Rovers. Il nostro Nathaniel Chalobah ha detto che voleva giocare, che se la sente di giocare, quindi chi siamo noi per impedirglielo? Ovviamente sempre con i titolari e speriamo che anche adesso ci vada bene. Simulazione veloce e incrociamo le dita, incrociamo, sperando in un buon risultato. 2-2, va bene così. Va bene anche questo 2-2, va bene anche questo pareggio, ci va bene. Tanto siamo a quanti punti siamo di distacco dal Queen's Park Rangers? Andiamo a vedere quanti punti di distacco siamo. Allora, scegli competizione, EFL Championship. Oh, vabbè, ma siamo a 7 punti ancora di distacco, quindi ragazzi, stiamo viaggiando a gonfie vele, Vieni Nathaniel, dimmi tutto. Sono io che ti ringrazio, prestazione autorevole, anche se non t'ho visto giocare, però io mi fido. Non c'è nessun... anzi. Allora, osservatore disponibile, fai seguire i giocatori, ti mandiamo di nuovo in Inghilterra, sempre 3 mesi. Allora, andiamo a vedere intanto quei due giovani ragazzoni. Che cosa ci hanno portato? Short. Beh, per un 192 centimetri Short mi sembra un po' eccessivo, eh. Allora, tu che sai fare? Niente.
Ma veramente niente. Ma proprio nulla, nulla di nulla. Va bene, adesso vediamo in cosa trasformarti. Difesa 38. Oddio, forse per la difesa non è che sei proprio. Vediamo cos'è che ti posso far fare. L'esterno. Ma sapete che magari come difensore centrale, visto che è altissimo, magari potrebbe guadagnare qualche punto, potrebbe guadagnarlo secondo me. Dai, sì. Mettiamolo come difensore centrale. Poi abbiamo Little, che è veramente Little, 172 cm. Esterno destro, secondo me ci può stare, 56 di tiro, 56 di dribbling. Sì. Ci sta. Allora, 8 settimane, 8 settimane. Cosa ti facciamo fare? Cosa ti facciamo fare? Vediamo. Forse è meglio questo. Forse è meglio questo. Esterno di centrocampo. E poi ne avevamo preso un altro, forse, no? Sì, eccolo. 188 centimetri. Vediamo. Tu che puoi fare? Che puoi fare? 48 di tiro, 50 di passaggio, 66 di dribbling. Vediamo. Dai, fammi rapace. E poi vediamo più avanti. Ok, in cerca di nuove promesse. Intanto noi siamo arrivati alla partita che stavamo aspettando, perché Everton contro Wrexham, semifinale. Callum Chambers, oddio no, al Manchester United. Molto difficile questa scelta da fare. No, Callum Chambers io non posso darlo. Callum Chambers, io non posso darlo. Non posso darlo, non posso, non posso, non posso. No, 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 no. Toglietemi tutto, toglietemi Gyökeres, toglietemi Lingard, toglietemi Bernardeschi, toglietemi Osei, toglietemi Giorgione. Ma Chambers no. Chambers no. Chambers no. Chambers è il pilastro di questa squadra. È il pilastro, la colonna portante di una difesa. Non si può fare, non posso darvelo, mi dispiace. Poi abbiamo un altro resoconto, andiamo a vedere. Va bene, era arrivato un altro osservatore, ma non ci ha portato niente di che, quindi non ve l'ho fatto vedere, perché adesso c'è l'Everton. Everton contro il nostro Wrexham, semifinale di Emirates FA Cup, una partita che ci porterebbe direttamente in finale a lottare per un posto in Europa League la prossima stagione. Semifinali e finali che si giocheranno a Wembley. E benvenuti ragazzi in questa semifinale di Emirates FA Cup, dove si scontreranno l'Everton e il nostro Wrexham. E per noi essere arrivati fino in semifinale è un sogno che si avvera. Il nostro obiettivo era giocare fino agli ottavi e noi siamo arrivati in semifinale battendo anche il Chelsea, battendo anche il Manchester City in una cornice come l'Emirates FA Cup, che in Inghilterra fa sognare migliaia e milioni di tifosi, fa sognare anche noi, fa sognare anche noi, ci fa toccare il cielo con un dito. E per noi essere arrivati qui e magari poterci anche fermare qui sarebbe bellissimo, perché noi siamo in Championship ancora, non siamo una delle grandi, noi siamo una degli underdog. La squadra che viene data per sfavorita già dall'inizio, già dal giorno prima della partita. Quindi per noi c'è tutto da guadagnare, mentre per loro c'è tutto da perdere. E forse questa pressione può essere fatale per l'Everton. Quindi noi puntiamo per giocare così, per mettergli pressione. E quindi inizia adesso Everton, Wrexham. Everton subito all'attacco, subito con tanti passaggi, ma
il nostro Wrexham riconquista la palla. Giorgione, Bernardeschi, Everton che forse potrebbe subito andare sotto con Lingard che prova il tiro. Fuori, fuori, la butta fuori. Ah no, c'è stata la deviazione. C'è stata la deviazione di Juan Bernat. L'hai visto? Ti prego, ti prego, oddio. Iniziamo anche bene questa partita, dai. Bravo Ampa. No, Giorgione, mannaggia a me, mannaggia. Che cosa ho fatto? Che cosa sto facendo? Bravo Renatino, bravo Renatino. Vai Rena. No, Lingard. Dai, dai, vai Maitland. Guarda, questi attaccano in tanti, attaccano veramente in tanti. Vai Bobby, bravo Bobby. Oh, è buonissima, è buonissima, ti prego. No, no. Tira. No, l'ha parata. L'ha presa, calcio d'angolo, non ci credo. Oh mamma. Ragazzi, abbiamo iniziato bene. Vai Chambers. Dai, andiamo a chiudere questo sogno, andiamo a coronarlo. Dai ragazzi, dai. Dai, dai, bravissimo. No, Giorgione. Pensavo l'avessi presa. No! Bravissimo, Bobby. Oddio, Bobby, cosa ha preso? È importantissimo anche lui. Importantissimo anche Bobby. Oddio, vai Berna. Per Vittorino. No, troppo lunga. No, si è fermato. Hai visto? Gyökeres, ti prego. No, l'ha parata di nuovo. Ma che portiere hanno? Ma che chi è sto portiere? Chi è sto portiere? Chi è? Unai Simon. Mannaggia lui, mannaggia. Vai Hubbard. Sì! 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 Sì, Renatino! Sì, Renatino! Vantaggio per noi! Un vantaggio bellissimo! Aveva preso anche questa, però sul tiro di Renatino non ha potuto nulla. Per fortuna era a terra, ma aveva preso anche il colpo di testa di Hubbard. Io non ci credo, sto portiere, quante parate ha fatto, dai. Ragazzi, ce la stiamo giocando con l'Everton anche. Ce la stiamo giocando anche con l'Everton. Ragazzi, ci stiamo giocando una finale di Emirates FA Cup. Ci stiamo giocando una finale di Emirates FA Cup. In ballo c'è una finale. No, vabbè, Aston Villa Wolves 1-1, primo tempo ancora. Tutto da scrivere, tutto da dire. Per noi sarebbe perfetto se passasse l'Aston Villa, ma non ci credo più di tanto. Io tifo per loro. Devo dire la verità, tifo per loro perché per noi ci potrebbe essere qualche possibilità in più. Però, anche se dovesse capitare il Wolverhampton, noi abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti. Ampadu, che cacchio fai? A chi la volevi dare? Non lo so. Vai Renatino. Bravissimo Renatino, mamma mia. Mamma mia. Gol del vantaggio. L'hai visto? Oddio, è passato.
È buonissima. Non ci credo, 2-0. Non ci credo. Non ci credo, 2-0. Oddio ragazzi, cosa stiamo per fare? Stiamo per avverare un sogno di milioni di tifosi e di decine di piccole squadre. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Qui tutti stanno facendo la sfera Genkidama per noi, tutti con le mani alzate, tutti i giocatori e tifosi di tutte le squadre di Serie D, Serie C e Serie B inglese. Tutti a tifare per noi. E questa forza noi la stiamo sentendo e la stiamo sfruttando per un bellissimo 2-0. Per un bellissimo 2-0 in semifinale. Vai Osei. Di nuovo, Lingard può andare da solo. Lingard può andare da solo. Lingard può andare da solo. Tira ancora Lingard. Oddio, 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 oddio. Oddio, che stiamo facendo? Che cosa stiamo combinando? Cosa stiamo combinando? Di nuovo Hubbard, non ci credo. Oddio. Oddio, ragazzi. Oddio. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Cosa ha fatto Hubbard? Disegna una parabola perfetta. Un geometra del colpo di testa. Oddio, dove la mette? Dove la mette? Mamma mia. Un gol che ha dell'incredibile. Un gol che ha dell'incredibile. Oddio. Ma come stiamo giocando? Come stiamo giocando bene? Come stiamo giocando bene? Ma non è possibile una cosa del genere. Non è possibile una cosa del genere. Everton che pensava di poter avere vita facile con questa partita. Mamma mia, mamma mia. Che squadra abbiamo costruito. Eppure non è che abbiamo elementi di chissà che calibro, eh. Cioè, loro giocano con Allan, Toni Kroos, Juan Bernat. Cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Sigurdsson. È una bella squadra l'Everton, è una bella squadra. Bravissimo Berna. Dai, riusciamo a mantenere la porta inviolata. Bravissimo Eric. Dai, la porta inviolata, la porta inviolata. Carlos Soler. Lunga, lunga, lunga Bobby, lunga. Bravo Eric, bravo Eric. È nostra? È nostra. Vai Berna. Disegnamela per bene, eh. Disegnamela per bene sta punizione. Oddio, mamma mia. Oh sì, vabbè. Tutti in rovesciata vogliono andare. Menezes, Renatino. Oddio, si stavano per fare autorete. Oddio, si stavano per fare autorete. Non ci credo, non ci credo. Manteniamo anche la porta inviolata. Bravo Bobby. Bravo Bobby. Bravo Bobby, il miglior portiere che abbiamo avuto. E sta crescendo tantissimo, già 80. Tienila Bobby, tienila. Tienila Bobby, tienila. Vai Giorgione. Vai Berna, parti. Mamma mia. Dai che è nostra. Vai che la tieni. Vai che la tieni. Un altro fallo. Un altro fallo. Vai Giorgione, sì! Sì, siamo in finale. Siamo in finale. Siamo in finale. Adesso andiamo a vedere contro chi. Andiamo a vedere contro chi. Se i Wolves
o l'Aston Villa. Diccelo, diccelo. Dicci con chi giochiamo. 2-2. Quindi sono andati ai tempi supplementari. Ancora non si sa nulla. Non ci sto ancora credendo, ragazzi. Non ci sto ancora credendo. Abbiamo raggiunto una finale di Emirates FA Cup. Io non so come sia stato possibile. Non so come sia stato possibile. Intanto il Queen's Park Rangers ha anche giocato una partita e l'hanno persa. Quindi siamo a 7 punti. Con una partita in meno. Siamo a 7 punti e una partita in meno. Andiamo a vedere chi è che ha vinto. Oh, i Wolves. Ha vinto il Wolverhampton. Quindi finale di Emirates FA Cup. E ci giochiamo un accesso all'Europa League che avrebbe dell'incredibile proprio contro di loro. Proprio contro di loro. Un'altra squadra di Premier League e noi punteremo anche a battere loro, perché ormai siamo arrivati qui e non possiamo tirarci indietro, non possiamo tirarci indietro. Però, bando all'indugi, ci andiamo a simulare anche questa partita di Championship contro il Preston, che è decimo in classifica per noi va benissimo. Allora, simulazione veloce e via. Vediamo, incrociamo anche adesso le dita. 2-1. Gyökeres e Lingard. Per noi è ottimo così, ottimo così. Forse potremmo aver già vinto il campionato, credo, eh. Credo proprio di sì. Siamo a 9 punti. 9 punti con 2 giornate rimaste. 9 punti con 2 giornate rimaste, abbiamo vinto il campionato. Siamo campioni anche di Championship. Il Queen's Park Rangers ha già giocato, quindi sono a 45 e noi a 44. Intanto si sono trovati un po' di resoconti di gente che ho messo a visionare. Va benissimo così. Avanziamo. Intanto arrivano ancora resoconti. Allora, va bene, tanto. Per vincere abbiamo vinto anche il campionato, quindi non ci interessa più di tanto, potremmo anche perderla, sinceramente, non ci cambierebbe nulla, però vincere è sempre buono, vincere è sempre buono. 2-2, ah, Renatino, ma che fai? Renatino, ma che fai? A campionato finito ormai ti fai espellere, non ha senso, non ha senso. Ragazzi, la finale! Renatino, perché mi hai fatto questo? Renatino, perché mi hai fatto questo? Perché ti sei fatto espellere? Mannaggia a te, mannaggia a te. Andiamocela a giocare, dai. E adesso ci siamo. Siamo in finale. E fra poco ci sarà l'inizio di Wrexham Wolverhampton. Una finale che varrebbe un posto in UEFA Europa League. Ormai ci siamo arrivati. Ormai siamo arrivati. Dobbiamo giocarcela al meglio. E adesso forse un po' qualcosa da perdere ce l'abbiamo. Perché arrivati a questo punto non possiamo tirare i remi in barca. Siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. Certo, possiamo ancora crescere, dobbiamo ancora crescere. Ma intanto siamo arrivati qui con questa squadra: Bobby Waters, Roberts, Chambers, Bianco, Osei Tutù, Ampadu, Maitland Niles, Bernardeschi, Lingard, Gyökeres e Hubbard. Questo è l'undici titolare che andrà a combattere su ogni pallone contro gli uomini del Wolverhampton, contro i Wolves. Con José Sá, Semedo, Dendoncker, Bremer, Saïss, Vinagre, Neves, Camavinga, Galeno, Boadu e Daniel Podence. Paura di nessuno, rispetto per tutti, ma Boadu mi fa veramente paura, a dire la verità. Devo dire la verità, Boadu, un po' lo temo. Però adesso la paura va via, perché
C'è il calcio d'inizio di questa finale. Inizia così a Wembley. Andiamo, andiamo, andiamo. Abbiamo... Possiamo... Possiamo... Possiamo farcela. Possiamo batterci con tutti quanti. Oddio, i nostri dove stanno? Bravissimo, Berna. Vai, subito, subito all'attacco, subito all'attacco. Bravo Lingard, vai Lingard. Oh, si libera Lingard. Stavo provando il tiro. Cos'è? Punizione. Zitti. Zitti, questa è la mattonella di Bernardeschi. Zitti, questa è la mattonella di Bernardeschi. No, l'ha presa. L'ha presa. L'avevo visto, non so, ho avuto un flash, pensavo... Pensavo fosse dentro. Non so, non so perché l'ho vista dentro. Cioè, ho visto che l'aveva presa, ma ho pensato fosse comunque dentro. Non... Mi sono flashato in una maniera incredibile. Vai Rob, bravissimo Roberts. Bravissimo Bobby, vai per Bernardeschi, subito. Ripartiamo, ripartiamo. Vai Gyökeres. Hai visto? Lingard può andare da solo, è buonissima. Non ci credo Lingard. Non ci credo Lingard. No Lingard. No, 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 non perdiamo, non perdiamo sta palla, non perdiamo sta palla. Ampadu? No, Lingard, aggredisci sta palla, aggredisci. Sto sentendo un sacco l'ansia, la pressione. No, Roberts. Vabbè. Boadu. Dai, dai Berna, dai Berna. Vai Lingard, oddio Lingard. Oddio Lingard. Oddio Lingard. Oddio Lingard. Pareggio per noi. Ci porta il pareggio, ci porta il pareggio. Bravo Lingard, bravo capitano. Bravo capitano. Bravo capitano. Andiamocela a giocare, andiamocela a giocare fino alla fine. Siamo arrivati fin qui e ormai ce la dobbiamo giocare. Bravissimo Maitland, capisce tutto. Capisce tutto Maitland. Oh, bastardello. E dai, ma che senso ha? Osei, provaci. Oddio. Oddio. Oddio, sei tu, che cosa stava a fare? Oddio. Bello, bello. Va bene, troppo sul portiere. Va bene così, va bene così, va bene così. Bravo Lingard. Hubbard. Hubbard. Oddio, 2-1. Incredibile sto gol. Incredibile sto gol. Mamma mia Hubbard. Col destro. Pallone che sbatte sulla traversa e va in rete. Oh mamma. Oh mamma. Oh mamma mia. Oh mamma mia, oh mamma mia. No vabbè, no vabbè. Bravo Hubbard, bravo Hubbard. 2-1, 2-1, quarantesimo. 2-1. Tenetevela, tenetevela. Io non la voglio di qua. No, no, ve la potete tenere, ve la potete. Bravissimo Roberts. Ok, ok, ok. Finisce così il primo tempo. 2-1 per noi. Ma che stiamo facendo? Che cammino stiamo facendo? Che cammino stiamo facendo? Ragazzi, anche se in questo secondo tempo dovessimo perderla, io sarei comunque contento. Sarei comunque contento di quello che abbiamo fatto. Mamma mia, mamma mia. Dai. Bravo Hubbard, vieni,
Ampadu, gestione, gestione, gestione. No, oddio, dai, ancora, bravissimi. Hubbard, Hubbard, ti prego Hubbard, non ci credo, non ci credo, la doppietta di Hubbard. La doppietta di Hubbard al 59esimo. Il doppio vantaggio. Il doppio vantaggio. Non ci credo. Oddio, non ci credo. Mi sto emozionando, ragazzi. Mi sto emozionando. Dai, non è ancora finita, però. Non è ancora finita. Siamo al 60esimo. Non è ancora finita. Non è ancora finita. Carter Hubbard, mamma mia, Carter Hubbard. Vuole la tripletta. Vuole la tripletta. L'ha fatta contro il City e la vuole anche in finale di Emirates FA Cup. La vuole anche qui. È nostra, vai Bobby. Tienda, tienda più tempo che puoi. Tutto il tempo che puoi. Osei. Oddio Bobby! Oddio Bobby, evita di far riaprire la partita. Evita di riaprirla. Chiude la porta in faccia a Boadu. Ancora sul 3-1, ancora sul 3-1, 84esimo. 5 minuti ancora da soffrire. 5 minuti ancora da soffrire. Non ci credo. Vai Hubbard. Vai Hubbard. No vabbè. No vabbè. No vabbè. No vabbè. Non è possibile. Non è possibile. Musse 4-1 è finita. Musse 4-1 è finita. Musse 4-1 è finita. Ma che scambio. Che scambio. Musse, Hubbard, di nuovo Musse. La poggia solamente in porta. La poggia solamente in porta. In un'azione Musse ha fatto più di Gyökeres in tutta la partita. Bravo Eric. Non ci credo. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Siamo in Premier League. Siamo in... Sì, siamo in Premier League, ma siamo anche in Europa League. Siamo in Europa League. Siamo in Europa League. Non ci credo, ragazzi. Siamo in Europa League. Siamo in Europa League. Che emozione. Non ci credo. Non ci credo. Vi lascio con i festeggiamenti. Sempre stati concentrati, hanno stretto i denti e i loro sforzi sono stati ripagati. Capitano che può finalmente alzare al cielo. Alzala capitano! Jesse Lingard! Alza questa fantastica coppa! La FA Cup! Ragazzi, non ci posso ancora credere! Non ci posso ancora credere! Siamo in Europa League! Cosa abbiamo combinato? Cosa abbiamo combinato? Vabbè, il cazzo si chiama lui. Il raccattapalle in T-pose. Fantastico. Mamma mia, che cavalcata, veramente. Non avrei mai potuto immaginare che avremmo vinto l'Emirates FA Cup. Non ci credo. Non ci credo. L'abbiamo vinta, veramente. L'abbiamo vinta, veramente. Ragazzi, abbiamo trovato 2 milioni e 2. 2 milioni e 2. 15 anni, sì, portami alla primavera, qualcuno va via, qualcuno va via, ciao short,
C'è di giovane. Sì, chi se ne frega. Ian Green. Ian Green, 2 milioni e 2. E dopo aver vinto questa FA Cup magnificamente, andiamo a finire il campionato. Allora, Coventry City, Wrexham, ultima partita di campionato, simula veloce. Ma sì, 3-1. Ragazzi, quindi anche questa stagione è finita. Siamo in Premier League, siamo passati da primi in Championship. Abbiamo vinto la Emirates FA Cup e quindi la prossima stagione ci giocheremo anche l'Europa League. Anche l'Europa League. E no, non abbiamo finito qui, scusate ragazzi, vi stavo per mandare via, per darvi appuntamento al prossimo episodio, ma no, ci stavamo per dimenticare una cosa importantissima, quello che facciamo ogni fine stagione, cioè prendere il migliore e il peggior giocatore della nostra squadra. E con mia sorpresa, e credo sorpresa di tutti, il miglior giocatore della nostra squadra in questa stagione è stato Danny Ward, con sole 15 presenze, ma una media di 7,50. La bandiera, cioè colui che non potrà essere venduto in assoluto la prossima stagione, è Danny Ward. Adesso andiamo a vedere chi è il peggior giocatore. Il peggior giocatore è, in realtà sono due, sono Jones con 6,20 di media e Al Johnson con 6,20 di media. Quindi la prossima stagione uno ce l'abbiamo già pronto per sostituire Jones e ce l'abbiamo in primavera, l'altro invece dovremmo andare a trovarlo e dovremmo andare a trovare un sostituto di Al Johnson, quindi un esterno destro. Mettiamoli in vendita. Al Johnson, mi dispiace ma purtroppo tocca a te, aggiungi a lista trasferimenti, e anche James Jones aggiungi a lista trasferimenti. Quindi ragazzi, ora è veramente tutto, io vi lascio e vi do appuntamento al prossimo episodio, come sempre ogni giorno tranne la domenica, sempre alle ore 16, e noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.